Ieri sera allo studio T di Godo di Russi si è svolta la prima delle tre serate di Table Food, un evento in cui le eccellenze del design della zona si sono incontrate con le eccellenze della ristorazione locali. Quella di ieri è stata la prima di tre serate. L'appuntamento si rinnova per il 6 novembre e il 27 novembre, sempre nei locali di studio T. Questa sera qui a Studio T, una serata dedicata a cosa? Cosa farete? È una serata un po' particolare dove abbiamo deciso di fare questo evento unendo quello che è il design con il cibo. Infatti il titolo dell'evento è Table Food perché abbiamo unito le sinergie di tre aziende, Studio T, Solito Ristorante e La Delizia, perché vogliamo far vivere il design attraverso il cibo e quindi la serata è dedicata a questo. Quindi è una commistione fra due importanti realtà italiane anche. Cosa farete? Beh, in realtà siamo più di due, cioè l'idea è quello il design e l'arredo è fatto di materiale, forme e colori e quindi il cibo riprenderà questa tipologia di espressione dove verranno serviti su materiali e forme un po' particolari, quindi non un solito piatto, però legato sempre al design e al cibo. Siamo qui allo studio T, quindi un'unione fra cibo e design. Lei curerà anche la parte del design. Sì, certamente io sono Carlo Manara e sono la parte marketing di Design You Edit, che è questa giovane azienda che crea tutti i suoi arredi in base al concetto dell'editabilità, quindi tutti oggetti che si possono modificare e che hanno nel loro DNA l'editabilità, quindi oggetti che si possono tranquillamente modificare e spostare a seconda delle esigenze che ogni utente può avere. Dunque, design e cibo in questa serata allo studio T e lei le ha uniti. Io li ho uniti nel senso che io ho portato dei prodotti particolari che sono delle lampade LED ricaricabili, nello specifico dei tavolini e degli sgabelli ricaricabili, quindi con la particolarità che una volta carichi possono essere spostati tranquillamente senza cavi e quindi messi al momento nel luogo che serve, insomma. Dunque è una serata dedicata al food e al design e lei si è occupato del food, come? E anche del design, cercando di mettere questi piatti in dei contenitori un po' particolari, così come la latta, il legno, i gusti delle uova e ovviamente i piatti rispecchiano la stagionalità, quindi la zucca, la rapa rossa, e poi abbiamo usato il formaggio di capra e soprattutto un occhio al vegetariano, al vegano, con prodotti naturali. A proposito di occhio, nel cibo l'occhio vuole la Vuole la sua sua parte, parte. in realtà si mangia prima con gli occhi e poi col palato. E voi di che cosa vi occupate? Noi abbiamo un ristorante a Russi dove usiamo le eccellenze del territorio, facciamo una cucina con un occhio anche appunto ai vegetariani e ai vegani e questa sera qui c'è una piccola rappresentazione in piccolo dei piatti che noi facciamo. Siamo qui allo studio T di Russi, un'importante realtà della vostra città che ha richiamato per questo evento di food e design altre importanti realtà. Quanto è importante tenerle vive nella città? Sicuramente queste iniziative fanno benissimo alla città e al nostro territorio. Sicuramente valorizzare l'eccellenza del nostro territorio è molto importante per Russi e è molto importante anche per le attività unirsi e collaborare per dare un segno di sviluppo, di innovazione, di qualità della vita e di benessere. Francesca Diletta per Faenza Web TV.